Spazio alla responsabilità, siamo qui con Luca De Fraia, segretario aggiunto nazionale di ActionAid, una ONG importante diffusa in decine di paesi tutto il mondo, che ha la sua sede centrale a Johannesburg ma è nata in Inghilterra e che è presente anche qui in Italia. Come mai questa presenza qui a Spazio alla responsabilità, il primo salone mediterraneo della responsabilità sociale condivisa? Ma il tema, principalmente questo è il motivo, il tema della responsabilità sociale di impresa, che per noi è un pezzo fondamentale del nostro lavoro, sia per quello che fanno le imprese italiane e internazionali nel mondo, ma proprio qui a Napoli è evidente che c'è un tema di responsabilità sociale di impresa che si deve applicare anche nel nostro paese, quindi se e come l'impresa può aiutare in questo caso il nostro paese a uscire dalla crisi attuale. L'impresa come tutti i vari attori sociali protagonisti di un territorio? Sicuramente, anche se è molto importante tener conto delle profonde differenze. Un'impresa profit deve generare profit, se no non sta in piedi. Un'impresa come quella nostra, associazionismo non profit, ha anche altri obiettivi e che sono soprattutto obiettivi di trasformazione e di sviluppo. Bisogna mettere insieme i due mondi per ottenere un risultato finale migliore per tutti. ActionAid è appunto un'organizzazione non governativa, abbiamo detto, diffusa in tutto il mondo. Quali sono le principali questioni di cui si occupa ActionAid? ActionAid, come spesso capita alle associazioni come la nostra, è in una fase di trasformazione. Siamo partiti con un'agenda molto tradizionale, quindi di sostegno ai paesi, dei paesi in via di sviluppo, delle comunità nei paesi in via di sviluppo, ma adesso ci stiamo... Quindi assistenza alla persona nelle comunità dei paesi in via di sviluppo. Particolare assistenza alle comunità, quindi attraverso progetti nel settore della sanità, dell'educazione, anche se sempre di più ci stiamo muovendo verso un'area che è quella di trasferire competenze e mettere i nostri colleghi in Africa e in Asia nella posizione di pretendere dalle loro istituzioni rispetto ai loro diritti fondamentali. Ma ci stiamo aprendo anche a un lavoro in Italia, soprattutto secondo e sotto l'idea della trasparenza, della cosiddetta accountability delle istituzioni. Quindi c'è una trasformazione che ci apre verso l'Italia. L'Italia ha bisogno effettivamente, evidentemente, di essere un po' sollecitata da questo punto di vista. Ma sì, noi abbiamo iniziato a verificare una cosa fondamentale, cioè che gli impegni italiani per quello che riguarda la scena internazionale e la lotta alla povertà nel mondo non venivano rispettati. Quindi da lì abbiamo iniziato a comprendere che c'è un profondo problema di coerenza tra impegni e realizzazioni, e è stato poi facile verificare che questo problema c'è anche in Italia. Noi che siamo in ActionAid siamo principalmente cittadini italiani, quindi il gancio è stato piuttosto facile e naturale. Parlava dell'attività che l'Italia riesce a sprigionare negli altri paesi del mondo attraverso la cooperazione internazionale, e diciamo prima nel convegno sul fundraising in cui ha partecipato anche lei per conto di ActionAid insieme a tanti altri operatori del terzo settore, che il nostro paese rispetto alla cooperazione internazionale ha un investimento in proporzione al nostro PIL, ai nostri investimenti di bilancio molto esiguo, soltanto lo 0,13%, che è una delle percentuali più basse, se non la più bassa, tra i paesi sviluppati, diciamo, tra i G8 quantomeno. Assolutamente sì, a me non piace mai dire come la Grecia, ma in realtà questo 0,13% che l'Italia investe in aiuto ai paesi in via di sviluppo è uguale alla percentuale della Grecia, e nonostante tutto siamo paesi molto diversi, il nostro è un paese importante a livello internazionale. Questo secondo me è uno di quegli elementi che non dobbiamo mai dimenticarci. Abbiamo tanti problemi a casa, ma siamo ancora nel gruppo dei paesi più ricchi, che sia il cosiddetto G8 che sia il cosiddetto G20, e quindi dovremmo essere un po' coerenti con gli impegni presi nel passato. Dovremmo essere, tanto per dare un altro po' di numeri, già sopra lo 0,50, siamo appena sopra lo 0,10, insomma parecchio ritardo. Anche perché poi
la cooperazione internazionale è senz'altro filantropia, soccorso ai paesi del terzo mondo, di coloro che sono più in difficoltà, ma è anche la cifra di una capacità di esprimere efficacemente una politica internazionale, una politica estera. Non a caso le principali nazioni come Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti, che incidono effettivamente sullo scenario internazionale, poi hanno un robusto capitolo di bilancio dedicato alla cooperazione. Sì. Cito il dato della Gran Bretagna, che quest'anno ha confermato i piani concreti per raggiungere gli impegni internazionali, cioè lo 0,7% della propria ricchezza in aiuti. Io dico una cosa: come l'Italia fa cooperazione internazionale può essere il miglior biglietto di visita di questo paese, e ne ha bisogno, perché anche sugli altri settori internazionali come il commercio, la presenza delle imprese, soffriamo la competizione degli altri paesi. Quindi dico una cosa che forse non è il massimo in termini di coerenza con i valori e i principi, ma dico: usare la cooperazione per presentare questo nostro paese nel mondo può essere un ottimo investimento, e si stima ad esempio che per ogni euro che si può investire in cooperazione e sviluppo ne rientrano già circa 0,90, quasi il 90%, in attività commerciali di varia natura che possono essere trascinati per l'appunto attraverso la cooperazione internazionale. Anche perché poi è uno strumento che potrebbe anche, quantomeno in parte, sostituire l'unico viatico che l'Italia da alcuni anni in questa parte sta utilizzando per far sentire il proprio peso internazionale, e lo dico senza abbracciare posizioni di pacifismo assoluto, no, però oggi come oggi l'Italia difende la sua capacità di incidere a livello internazionale attraverso soprattutto le missioni militari. Invece si potrebbe anche diminuire parzialmente un intervento che comunque è rischioso e non sempre neanche produttivo, utilizzando gli strumenti della cooperazione. Ma io aderisco a questo modo di pensare. Noi principalmente siamo presenti nel mondo attraverso i nostri militari, ai quali va la nostra gratitudine, il nostro apprezzamento. Fanno un lavoro difficile, ma non è, e lo dicono tutti, un lavoro risolutorio. L'idea di esportare la democrazia con armi, fucili e quant'altro non funziona. E lo dimostra anche il caso dell'Afghanistan, dal quale usciremo nel prossimo anno. Bisogna sostituire questa strategia con una strategia fondata sulla cooperazione internazionale, e qui voglio mettere l'enfasi sul termine cooperazione. Fare una buona cooperazione vuol dire mettersi in sintonia col paese che dovrebbe ricevere questa attività di sostegno. Questo è un elemento fondamentale che può rafforzarci. Voglio andare come ultima domanda a un dato biografico. Abbiamo parlato di interventi in tutti i vari paesi del mondo. Qual è la sua esperienza attraverso ActionAid che maggiormente l'ha toccata, l'ha colpita e l'ha formata? Ma io, da lavoro che faccio, ho capito soprattutto una cosa, che molto spesso, quelli... Uso un'espressione non letteraria, non accurata: quelli strani siamo noi, in buona sostanza. In buona sostanza esistono tante competenze, tante esperienze nei cosiddetti paesi del sud del mondo, dalle quali noi possiamo apprendere. L'idea che il nostro paese, come i paesi occidentali, siano i possessori dell'idea di democrazia, di trasparenza, è un'idea oramai sorpassata dalla storia e dai fatti. Quindi parlare con i rappresentanti, lavorare con i rappresentanti delle comunità, dei contadini, non so, del Pakistan o dell'India o del Bangladesh, ho citato tre paesi di un'area cruciale, è sempre una grande esperienza, perché pur vivendo e affrontando situazioni di vita difficili, minacce, percosse, e loro mantengono la volontà di affrontare le questioni politiche, perché soltanto affrontando le questioni di fondo che sono politiche poi si può arrivare a risposte durature. Io la ringrazio, buon lavoro e a presto.